In questo video vi propongo un esercizio semplice e rapido che potete utilizzare in qualunque momento vi sentite sotto stress, quando avete bisogno di dormire meglio o non riuscite, per esempio, a dormire, o in tutti i casi quando avete bisogno di rilassarvi. È un esercizio che lavora sul nervo vago, che è il responsabile diciamo, dell'allarme inviato al corpo per dire attenzione, c'è un problema, o invece l'informazione che dice tutto va bene, ti puoi rilassare. È un esercizio basato su un piccolo ciclo intorno agli occhi, le orecchie, lungo il collo, fino alle spalle e al centro dello sterno. Lo ripetiamo 3 volte. Ogni volta che fate questo esercizio, effettivamente fate i 3 circuiti. E ricordatevi che la respirazione durante questo esercizio sarà lungo il naso, quindi inspirate dal naso e espirate dalla bocca. Perfetto. Soltanto all'inizio partite riscaldandovi le mani. Partiamo con le mani sugli occhi, inspiriamo profondamente e quando espiriamo tiriamo le mani fino alle tempie. Ci fermiamo un secondo e inspiriamo profondamente. Quando ispiriamo, giriamo intorno alle orecchie, scendiamo lungo il corpo, il collo e poggiamo le mani sulle spalle. Qui inspiriamo profondamente e espiriamo e andiamo a V fino al centro del cuore. Di nuovo le mani sugli occhi, inspiriamo profondamente. Espiriamo e tiriamo fino alle tempie. Qui inspiriamo profondamente. Espiriamo, scendiamo giù dietro le orecchie, lungo il collo, fino alle spalle. Qui inspiriamo di nuovo. E espiriamo. Scendiamo a V fino al centro dello sterno. Terza e ultima volta, mani sugli occhi, inspiriamo profondamente. Espiriamo. Inspiriamo profondamente. Espiriamo e giriamo intorno alle orecchie fino alle spalle. Qui inspiriamo di nuovo. E espiriamo e andiamo giù a V fino al centro del cuore. Come vi sentite? Potreste sentirvi un po' più stanchi, è normale, ci sono alcune tensioni che hanno appena lasciato, perfetto. Oppure, a seconda di come vi sentivate già prima, potreste avere un po' più di energia. Comunque, un esercizio che potete utilizzare in qualunque momento, da solo. Oppure, se avete voglia di lavorare un po' più intensamente e profondamente, una volta fatto questo esercizio una o più volte, potete aggiungere questo esercizio in questo video di sofrologia. Anche questo video sarà in italiano. Spero che vi sia d'aiuto. Se vi va, potete commentare di sotto e farmelo sapere. E vi auguro una buona giornata. Questo esercizio, come tanti altri, fanno parte del mio corso online che partirà a breve. Se avete problemi normalmente con tanti pensieri per la testa, non riuscite a prendere chiaramente una decisione, non sapete molto probabilmente neanche che cosa veramente volete, allora questo corso è per voi. Ed è formato da diversi moduli, da come gestire le tensioni, come gestire le emozioni, come gestire dei modi di pensare che alla fine vi limitano, come gestire il perfezionismo. Tutti questi moduli sono integrati con esercizi pratici, trascrizioni, PDF e il tutto con dei live che facciamo ogni settimana in gruppo. Se sei interessato o interessata, clicca sul link, verifica tutti i dettagli. Se senti che è per te, buttati perché i posti sono limitati. Se hai dei dubbi, scrivimi o prenota una call di 30 minuti con me, dove ci possiamo parlare, possiamo verificare che effettivamente il programma è per te, e possiamo conoscerci.